Chiara, oggi siamo dentro il server di Gabri. Cioè, almeno appunto, è il mio server. Guarda, ti spiego. Praticamente questo server lo usiamo per fare quella serie dove voi ci dite gli obiettivi. Quella là, facciamo. Quella serie dove voi ci dite gli obiettivi. E praticamente qua io ho visto che c'è Gabri nel server. Come c'è Gabri? Cosa fa Gabri? E ha costruito questa cosa. Allora, io non so perché, ma sospetto che lui, da quando abbiamo chiuso la vanilla, sia entrato in questo mondo per continuare il suo delirio pazzo del diolama. E praticamente oddio, come lui con la cosa del diolama. Sì, come lui ben sa. Ecco, appunto. Ah, Chiara? Ma sta qua? Pensavo l'avessi messa tu. Un attimo, che qua devo cambiare musica. Perché? No, un'altra musica. Ma porca puzzarda, un'altra ho detto. Per le musiche, ma qua sono okay, cose strane. Allora, perché qua si è messo quest'acqua qua? Cioè, perché? Che Gabri no, è là. Noti. È là la in casa. La casa che ha fatto, credo sia una casa che ha fatto Gabri. È piena di acqua. Esatto. E lui aveva detto che il dio lama si faceva attraverso l'acqua, cioè si faceva che vedere. Vuol dire? Si faceva vedere attraverso. Stai concentrata perché è un momento di paura. Quindi Chiara, il lama si manifesta attraverso l'acqua. Cioè si fa vedere attraverso l'acqua. Gabri è lì. No, 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 no. Ma quanti lama ci sono là? Scusami. Vieni con me, vieni con me. C'è, devi sapere che c'è una bella cosa del fatto che noi siamo nel mio server. Ovvero che per fortuna io ho i comandi. No, aspetta un attimo. Io ho tolto la chat però. Porca puzzarda. È veloce. Dammi subito una. Ho messo una musica sbagliata. Dammi. Fai tu la cosa che io ti ho battuto prima di entrare. Sono stato cosa intelligente e bravo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi una pozione di invisibility. Perché così dobbiamo spiare meglio, capito? Dobbiamo spiare, dobbiamo cercare di spiare tutto quanto. E poi parla più forte, mannaggia te. Parlo forte, forte, forte. No, ancora di più, sennò non va bene. Ancora Chiara. Più forte. Esatto, così va bene, dai, diciamo più o meno. Quindi tu adesso mi darai questa cosa e ovviamente scandirai anche bene le parole. Te l'ho data, tranquillo. Ma non è vero, non mi hai dato un cazzo. Insomma, come non è vero? Sì che è vero. Ah ok, mi hai dato la. Ok, perfetto. Adesso siamo invisibili. Adesso possiamo andare. Ma no, Gabri sta spawnando un sacco di lama. Cioè Chiara, non è normale questa cosa. Ma vieni. Quanti sono? Non lo so. Di lama. Però io non ti vedo così. Non importa. Importa poco o niente. Cioè pratico, guarda cosa. E sta volando. Ma scusa, come fa ad avere lui i comandi? Io. Dai, per favore. Ma un attimo. No, ma la lava. Un attimo, no, 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 no. Qua c'è la musichetta felice. Ma non c'è niente cosa di felice. La musichetta felice. Infatti, perché là c'è di nuovo la lava? Ma porca puzzarda. Allora, fermi tutti, perché qua sta succedendo di nuovo una cosa strana. Tu ti ricordi, Chiara, quella serie quando c'era Inv? Praticamente sì, noi eravamo. Sì, metteva cose a caso. Eravamo. Allora, tu mettevi cose a caso. Praticamente eravamo in quella serie dove c'era quella creatura chiamata Inv, che noi presupponevamo che fosse un hacker, insomma, pensavamo che fosse un hacker, eccetera. Invece, adesso sta succedendo proprio la stessa cosa. Cioè, adesso c'è il dio lama, no? Ma sta succedendo proprio la stessa cosa di quando appunto c'era Inv. Cioè, e metteva. Se fosse Inv? Cioè, se Inv fosse il dio lama? Se Inv fosse il diolama, non saprei. Cioè, si potrebbe fa chiamare diolama, magari è la stessa persona. Magari fa per far finta, capito? Però sta distruggendo completamente tutto. E Gabri comunque non si sta insospettendo di nulla. Cioè, nel senso, là c'è l'acqua e tutto quanto che gli esce tranquillamente. Cioè, qua si capisce chiaramente che Gabri ha un certo collegamento col diolama. Ma sì, per lui sono cose normali alla fine queste. No, vieni, io sono nella sua casa. Come sei nella sua casa? Non me lo dire. Tu comunque stavi parlando a voce bassa. Rifallo un'altra volta e sai dove finisci. Ma cos'è brutta questa puzzarda. Casa? Allora, questa casa. Cos'è questa casa? Questa casa è una casa. Non saprei, sinceramente, sai. Cioè, nel senso. È una cosa molto paurosa, comunque, se ci pensi. Ma poi tutti sti lama. E tutta ricoperta d'acqua. Di lama, non lo so, sti versi. Esatto, ma è normale perché è pieno di lama, eccetera, in giro. È normale. E poi, comunque, io mi chiedo perché. Se è tutto pieno di acqua. Vabbè, sì, perché il diolama. Il diolama. Sì, certo. Oh, ma Chiara. Cosa, ma li hai uccisi? No, 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 aspetta un attimo che qua io stavo per farti, per dirti un'altra cosa. Io stavo per dirti, guarda che là c'è una cosa d'oro. Invece, Gabri ha fatto una cosa strana. Allora, andiamo dietro la casa di Gabri, forza, vieni dietro. Vabbè, di me. Vabbè, andiamo. E tu ma adesso mi togli l'invisibilità. Ma io sono scioccata per questi lama che li ha uccisi a caso. Scusa, ma il dio lama non vuole i lama? Il dio lama vorrebbe i lama, sì. Perché sta venendo qua, idiota? Te ne devi andare! Ah, lo odio, ma no, ragazzi. Dicevo,
Chiara, vieni dietro la casa prima che io ammazzi Gabri, perché se ne sta qua io non lo so. Cioè me ne deve... Ah, ok, andiamo nella foresta, perché a quanto pare non continua a seguirci, non dovrebbe seguirci. Allora dovrebbe venire. Ok, perfetto, andiamo qua. E adesso ci togli l'invisibilità. Esatto, ci togli l'invisibilità, così noi possiamo andare tranquillamente appunto qua. E poi sai cosa facciamo? Forse riusciamo anche a spostarlo, sai, per chiedergli che cosa sta facendo, per vedere se lui è normale oppure no. Potremmo fare questa cosa. Ma io non credo sia molto normale, sinceramente. Lo penso anch'io. Cioè, guardando i comportamenti, guardando tutti quei lama, guardando quella casa. Gabri? Ciao. Amit, ciao. Dimmi un po', cosa stai facendo, eh? Ma no, adesso niente, stavo giocando a Minecraft. Stai giocando a Minecraft? Dove stai giocando? Che, boh, sinceramente, anche noi vorremmo giocarci un po'. Eh no, in un mio mondo stavo giocando. Privato. Eh sì, è in single player. Gabri, però se io ti parlo devi rispondere subito. Eh no, ti ho risposto subito. Sì. E che cosa sta succedendo in quel mondo tuo privato? Ma niente, sto facendo la vanilla. Ah, bello, certo, perché ovviamente abbiamo finito la nostra, quindi... Eh sì, è una cosa troppo triste. Lo so, Gabri, ma tranquillo che inizieranno nuove serie, eh? Molto triste come ma cosa, la vanilla sì. Chissà quando. Già, chissà quando, forza. E quindi niente, capito? Ci spostiamo. Ciao. Va bene, ciao. Ma che strano, okay, scusami. Se n'è andato lui. No, si stava avvicinando, Chiara. Hai visto? Non quel è che pazzo. Ci ha visti. Spero di no. Comunque noi eravamo sempre shiftati. Poi qua dietro questi alberi in teoria non si dovrebbe vedere. Senti, noi dobbiamo andare da quella parte perché è lì che si trovano le cose. Poi comunque ma potevamo ma, anche scusa, se non è che ci vede andando di là. No. Quando mai? Cioè, nel senso, mi sembra un po' che stia in casa sua, quindi non credo che ci possa vedere. E poi comunque potevamo anche tenerci l'invisibilità, perché mannaggia me. È che non vederti mi mette un po'... Cioè, tipo, mi sento da solo mi in questa... Mi sento sola. Brutto, no? Brutto, molto brutto. Però... Ah, ma quindi tu questo intendevi con blocchi d'oro? Non l'avevo visto. Sì, ok, qua c'è della pelle... E qua c'è scritto un cartello che dice il mio lama mlmlm. Ma è normale? Ma scusa, ma a me fa ridere questo cartello, sinceramente. È normale che ti faccia ridere. Guarda, sinceramente non so nemmeno perché abbia voluto mettere un cartello così anche imbarazzante un pochino lì. È proprio, non so. Ma è vicino a noi? No, un attimo. Gabri, non so se è vicino. Aspetta, nascondiamoci bene. Gabri, non so se è vicino a noi, però. Mi sa che... Chiara, scappa. No, aiuto! Oddio! Non devi scappare. Oh, porca miseria. No. No, ma qua siamo pazzi. Dietro di te, attento. Cosa vuol dire? No, dai, perché io devo selezionare le musiche. Mannaggia, si sta prendendo fuoco tutto. C'è la lava, c'è tutto quanto. No, qua non è normale. Ma è un vero mondo, dai. Perché, scusa, è come, scusa un attimo Chiara, a me stanno venendo un po' di idee in mente. Ma non è che è come se il mondo ci stesse rigettando, perché da Gabri non sta succedendo niente. Invece da noi continuano a sorgerci cose tipo lava, acqua, Endrod, hai capito cosa vuol dire? Inv. Hai capito tutto. Ma hai avvelenamento, scusa? Avvelenamento, pensavo che eri tu che mi stavi dando... No, andiamo nel deserto prima che ci veda Gabri. Perché sta succedendo questa cosa? L'avvelenamento. Tu devi parlare più forte però, io te lo sto dicendo che non sente un cavolo. Forza, parla. Ehi. Sì, parlo più forte. Ok, bene, l'importante è questo. No, anche nausea, Chiara, cosa... Ma allora, anche nausea? Tu che cos'è che hai? Non hai niente? No, io niente per ora. No, dai, come non... Perché io ho qualcosa e tu non hai niente? Mannaggia. Non hai idea, mannaggia te alla tua chiappetta, mannara. Forse perché non vuole tenere il mondo. Scusa, parla più forte che non ho sentito bene. No, mi è arrivato anche a me nausea, scherzavo. Pensavo che non volesse attenere. Oddio, cecità pure. Pure cecità. Porca puzzarda, stiamo attenti perché qua potrebbe... Gabri potrebbe essere completamente fuori di testa adesso comunque. Vabbè. Cioè, nel senso, in realtà non c'entra niente Gabri, ma secondo me... C'entra anche lui. Secondo me lui è un po' in combutta con questo dio lama. Non so se hai presente. Ma in combutta oppure ha paura. Non lo so, dipende. Sì, ha paura. Chiara, però devi parlare più forte. Non si sente. Vedo tutto... No, vabbè, vedo tutto muoversi. Secondo te riesco a concentrarmi? Mi sta venendo a me la nausea tra poco. Parla, urla, forza, urla. Dai, sveglia. Urlo? Sveglia. Sì. Ok, bene. Mannaggia te. C'è lava dietro di noi comunque. Ma questo mondo che ci sta rigettando. Dovremmo uscire. Però questo mistero deve continuare, Chiara. Non possiamo fermarci qua. Dobbiamo capire bene che cosa ha in mente. Però. Ma mi è arrivato un effetto. Quale effetto ti arriva? Si chiama è vero. Affaticamento. Mind in fatigue. Ma perché ci ha dato mind in fatigue? È come se non volesse che noi scaviamo. È tipo affaticamento. Gabri, cosa stava facendo là? Ma poi sta volando. Ma non dovrebbe poter volare.
Secondo me lui si sta chiedendo che cosa sta succedendo e perché sta sorgendo tutta questa lava, perché c'è tutta questa lava in giro che sta... Secondo me lui ma vuole... Ma chi non se ne accorgerebbe, sinceramente? Certo, è normale che si sia... Allora, Chiara, ultima volta che ti ripeto, devi parlare forte, però, devi... Parla forte, urla, devi urlare, urla, urla! Mannaggia urla, urla. Te! Così, bene. Oh, ragazzi, cioè, nel senso, non è normale avere amici così, comunque. Allora, no, niente, oddio, niente. Cioè, troppe ce cose. Ma scusami. Dobbiamo uscire, niente. Ma poi i lama, poverini. Vabbè, usciamo. Questa serie la continuiamo perché è molto interessante, dobbiamo capire. Forse questo mondo è il mondo in cui il dio lama o Inv si potrebbe manifestare di più in assoluto.